dal dettaglio che vi abbiamo mostrato, i segreti e le storie che un quadro nasconde. Torna la nostra rubrica Secrets. Una mammella e un braccio quasi da adolescente che stringe un altro corpo. Lo protegge. Ma è il corpo di una bambina che dorme il sonno degli angeli, serena, come un cucciolo protetto dalla mamma. Compaiono delle margherite o delle stelline. Eccola, la mamma, che costringe la sua testa a una posizione così innaturale da far capire a chi guarda che è davvero tanto l'amore che prova, che tanta è la felicità. Altre stelline, margherite, a incorniciare la forma più pura delle tante che l'amore di una donna sa esprimere, quello dell'abbandono sognante di questo volto, l'amore assoluto di una madre, l'amore candido di un cucciolo. Vedendolo mi viene da pensare alla mia, di mamma, non senza rimpianto per quei momenti. E l'autore di questo quadro mi legge nel pensiero. Infatti cinge le gambe delle due con un velo di grazia, come a voler impedire che quelle quattro gambe possano muoversi per separarsi in destini diversi e lontani. Passati questi momenti, sembra dire il pittore, nulla sarà più così. Lo so. E lo sa anche lui, che proprio non li vuole dipingere i piedi di questa sua mamma. Li lascia fuori dal quadro, quasi per scaramanzia. A destra di questo gioco onirico, un materiale indistinto che sa di acqua che scorre, di trasparenze, di divenire. Forse proprio la vita. Un futuro che lambisce i contorni dell'adesso. Guardo a sinistra e a sorpresa proprio due piedi, quelli negati alla mamma. Uno dei due poggia su una macchia nera, un colore che compare per la prima volta. L'altro piede sui soliti campi fioriti. Ma quest'altro corpo è di profilo, patito, magro, di tutt'altra carnagione, che nega la grazia. Compare a conferma una mano di vecchia, vene bluastre e rigide, dita deformi. Dove mi stai portando, pittore? Intanto verso la pena di un corpo che ha dimenticato la bellezza, avvizzito, gonfio e cadente. Ed ecco un altro capo chino, ma su se stesso. Una mano nasconde forse il pianto. Ora capisco, questa terza donna ha già guardato le altre due, fronteggia il suo passato, di figlia e forse di madre. Rimpiange la grazia perduta. Ed ecco puntuale tornare il nero, cioè il tempo che va e stringe in una morsa queste tre figure. Le tre stagioni della femminilità. Quanto insidia la sicurezza di sé il passare del tempo e quanto invano, invece di combatterlo, molte donne perdono l'occasione per viverlo. Vorrei dire a questa donna, non piangere. Vivi con coraggio le tue stagioni senza rimpianti e non lasciare mai che il mondo intorno a te ti misuri per il tuo aspetto. L'età è una malattia solo per chi intorno a te non ha saputo imparare a vivere. Gustav Klimt, Le tre età della donna, Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna.